questa mattina, in programma la prima delle quattro prove della settimana lombarda by Bergamasca, da Nembro a Castiglievella Presolana al passo della Presolana. Una gara importante, vedremo come si risolverà. Pinol, primo vincitore, un giovane, un finale entusiasmante. Tipo, tu es le premier vainqueur de la semaine lombarde. C'est très important pour toi. Oui, c'était la semaine lombarde était un objectif. Donc l'équipe a bien roulé toute l'étape. Et je concrétise le travail que mes collègues ont fait quoi, toute la journée. Tipo, tu sei il primo vincitore di questa settimana lombarda, la prima tappa è la tua, tu sei un giovane corridore, sicuramente è un risultato importante. Lui ha detto sì, è un risultato importante, è una settimana lombarda, è un obiettivo importante per la nostra squadra, ringrazio i miei colleghi per il lavoro che hanno svolto e anche nelle prossime tappe sicuramente potremo far bene. Marchigiano Simone Stortoni, è sfuggita, sfumata questa vittoria. Questo è il mio secondo posto, il mio secondo posto in un mese. Peccato perché sono arrivato vicino, però non ce l'ho fatta prenderlo. Sul finale, infatti, diciamo che gli italiani speravano in una tua vittoria. Sì, pronti sotto la salita, tutti scatti contro scatti, poi Pino ci ha sorpreso. Io ho avuto la forza di fare l'azione per andarla a prendere, però sono arrivato vicino ma non ce l'ho fatta prenderlo. Poi siamo saliti penso stesso passo perché era sempre a stessa distanza, però non ce la facevo prenderla. Davide Rebellin, l'abbiamo sentito all'inizio, ci sono state delle difficoltà? La tappa è stata molto dura già dall'inizio con quella fluvia che era pericolosa, ho messo anche i miei uomini a tirare,
Li abbiamo presa, poi ci sono stati ancora molti scatti, soprattutto qui nel finale, e sono partiti soprattutto quelli meno controllati, hanno preso quel vantaggio che non siamo riusciti a colmare poi nel finale. Quindi c'è stato un po' di disattenzione tra virgolette da parte del gruppo nel vedere questo scatto del giovane Pinot? Sì, l'abbiamo un po' sottovalutato, si sa che sta andando forte adesso, però era difficile correre dietro a tutti, soprattutto perché la salita non era molto selettiva e quindi era difficile rispondere a tutti gli scatti. Ecco.